La Pasqua Arancione si è svolta nei locali del Mario Frustalupi, il club arancione dedicato al glorioso regista della Pistoiese anni 80, targata Serie A. La festa, rispolverata dopo diversi anni dalla neo presidentessa del centro coordinamento Club Arancioni, Gloria Monti. La Pistoiese, capitanata dal presidente onorario Romano Braccialini, accompagnato dal figlio Emanuele, vicepresidente ed amministratore delegato, si è presentata all'appuntamento con la tifoseria forte dell'intero organico e degli organismi dirigenti al gran completo. Assente giustificato il presidente esecutivo Massimiliano Braccialini, trattenuto da impegni di lavoro. Una presenza molto importante e significativa è stata quella dello sponsor Vannino Vannucci, che nell'occasione ha ricevuto l'ennesimo attestato di stima ed affetto da parte dei tifosi della Pistoiese. Siamo al Club Mario Frustalupi, un nome glorioso per una società gloriosa. Si festeggia infatti la Pasqua Arancione, dove la Pistoiese a gran completo è venuta a raccogliere l'applauso dei tifosi. Al vertice del club, del centro coordinamento Club Arancioni, una donna si può fare? Chiediamolo alla presidentessa del club, Gloria Monti. Ma io sono stata fortissimamente voluta, eletta in una riunione in cui io non ero nemmeno presente. Sono anche contenta di questo perché il mio legame alla squadra, alla Pistoiese è sempre stato notevole. Devo dire che ho avuto anche però delle perplessità perché ricevere il testimone da un presidente Baiocchi, che è stato presidente per 40 anni, non era un'impresa facile, cioè era piuttosto difficile, però insomma devo dire che ci sto riuscendo abbastanza bene, perlomeno lavorare lavoro molto e se non faccio bene non faccio sicuramente del male. Ecco, infatti Gloria Monti ha organizzato dopo tanto tempo la Pasqua Arancione, una Pasqua che ci auguriamo che sia una Pasqua con sorpresa. Sentiamo cosa ne pensa Romano Braccialini, il presidente della Pistoiese. Ma io penserei ci fosse la sorpresa a quest'ovo. Speriamo venga da domenica e continui fino alla fine del campionato per fare le basi per un'altra annata. Tanti auguri a tutti. E a questo punto che sentiamo Gloria Monti, cosa ne pensa di questa Pistoiese? Dove può arrivare secondo lei? Ma io sa, penso sempre bene, non riesco a pensare male di quelle che io chiamo le mie creature. Avranno fatto anche degli sbagli, io non sarò obiettiva, d'altra parte, essendo una donna, mi sento anche un po' mamma e quindi io non l'ho mai criticata e non mi permetterei mai di criticarli. Romano, prendere la Pistoiese è stata una grande soddisfazione, però c'è questa rosa anche delle spine. Lo rifaresti? Sì, perché in tutte le cose c'hanno le spine, eh. Dove le rose dice il proverbio c'è le spine e non c'è attività che non ci sia le spine. E perché non rifarlo? Anzi, ci riproviamo e andiamo avanti per un altro anno. Quali prospettive pensi abbia la Pistoiese in queste ultime giornate, Gloria? Ma sicuramente dopo una festa così buona. E con questo augurio chiudiamo l'intervista con i nostri ospiti.